Ciao! Dunque, è un po' che non faccio video, devo dire, saranno un paio di mesi. Ho caricato qualcosina, però è un po' che non ne giro. Infatti, ho fatto un ordine da Nabla perché era uscita la nuova collezione, la Gold Dust, che è bellissima. Avrei comprato tutto, ma non potevo. Quindi, questo è. Allora, prima di tutto una cosina che di Essence, e questo smaltino che avevo comprato della collezione natalizia, la The Little Christmas Factory, e io avevo preso il numero 01 che è un bel dorato. Invece lo smalto che ho su è di Catrice, è un nuovo acquisto che vi farò vedere poi. È molto bellino questo, devo dire. Ed è l'unica cosa della collezione natalizia che ho comprato perché non ero molto ispirata. Invece di Nabla ho preso solo quattro cosine. Allora, la palettina, quella piccola, che è bellissima, veramente bella, con due ombrettini. Gli ombretti, ho preso gli ombrettini refill che sono contenuti in queste confezioni. Ne ho presi solo due, che sono quelli che diciamo mi ispiravano maggiormente. Uno che ha un colore che mi piace moltissimo, ma io non sono molto fan degli ombretti opachi, anche se li sto rivalutando, devo dire. Questo l'ho preso perché non avevo un bel arancio, rosso, rosso aranciato, soprattutto per fare le sfumature. Questo è paprika, è molto bello. È scriventissimo, è molto molto bello. L'ho usato anche a palpebra piena, devo dire che è un bel colore. E l'altro è Dane o Danae, credo che è questo, che è uno, se non ricordo male, uno di quelli, i Celestial, che sono tipo, si possono considerare dei top coat. L'ho usato anche così e comunque è molto brillante, molto bello, particolare. Bello. E questi comunque questi li ho comprati quando erano tutti scontati sul sito, quando la nuova collezione era scontata. Poi ho preso l'unico cream eyeshadow perché il colore mi ha fatta impazzire. E sto parlando di Dusk, che è praticamente un bellissimo pesca rosa, non lo so, è troppo bello, mi piace un sacco. Vabbè, dalla videocamera magari non si vede una mazza, però ha dei riflessi dorati, pesca, è proprio bello, è proprio bello, mi piace da matti questo colore. Così poi nella scatolina l'ho tenuta giusto per, così per farla vedere, poi la butterò. Invece non butterò la scatolina del rossetto, l'unico che ho preso, l'unico Diva Crime, e che è il Bye Bye Birdie. Ero indecisa se prendere un colore più scuro, volevo uno dei rossi. Ero indecisa su quale rosso prendere, allora ho detto vabbè, prendo il nude. Ed è contenuto, questo è in edizione limitata, lì solo il packaging, credo, è contenuto in questo. Il packaging è dorato ed è proprio carino. Il colore è questo, l'ho già usato diverse volte. Ed è un bel nude, comunque con del marrone all'interno. L'unico altro nude che ho di Nabla è Ombre Rose. E avevo paura che potesse somigliargli, invece no. Però devo dire che Ombre Rose mi sta molto meglio. Comunque questi come durata non sbavano, sono fantastici. Poi sono andata all'outlet di Vico Lungo. Sono entrata da Kiko e non ho comprato, sì, questi capelli oggi. Sono andata da Kiko e non ho comprato niente. Sono uscita da lì e ho detto oddio, c'è qualcosa che non va. Non so, forse mi aspettavo degli sconti migliori, boh, c'erano dei prodotti che volevo comprare ma non erano scontati.
Allora ho lasciato perdere, perché quelli che c'erano in edizione limitata, che erano scontati, magari erano cose che non mi interessavano più di tanto perché erano terminati vari colori, quindi non c'era molta scelta, non so, non me la sono sentita. Invece da Pupa, all'outlet di Pupa, ho visto i prezzi, ho detto vabbè, qui compriamo qualcosa. Ho preso le salviettine struccanti, sono 25 pezzi, le ho pagate 2 euro, però non mi stanno piacendo perché sono un po' asciutte. Ho preso tre prodotti occhi, non ero molto da rossetti in quel giorno, non so perché. Allora ho preso l'eyeliner blu, questo della collezione Navy Chic, il Professional Liner Vamp Waterproof, e devo dire che è waterproof veramente, perché io ho fatto una fatica a struccarlo, incredibile. Ho usato il bifasico, ma una fatica, bellissimo. L'ho pagato la bellezza di 87 centesimi. Scrive che è una meraviglia, è di un bellissimo blu elettrico, mi piace un sacco, l'ho già usato ovviamente, perché poi infatti oggi ho su un altro prodotto di questi, ed è un bellissimo colore, scrive abbastanza bene devo dire. Sì, poi io sull'occhio avevo fatto più passate, comunque poi si asciuga e non si muove più. È incredibile. La scatolina poi magari la butto, vabbè. Poi della collezione Coral Island, credo 2,95, sì, 2,90 forse, questa che volevo già prendere quando uscì la collezione, ma le matite Pupa non le compro a prezzo pieno perché per me sono troppo care. E questa è una Made to Last, la 503, che è quella che ho oggi nella rima inferiore. E infatti oggi molti l'hanno notato. Mi hanno detto, ma che colore strano che hai! Sì, adesso ho un po' di occhiali, sono stanca. E il colore è questo. Ha dei leggeri microglitter, però ma non mi hanno dato fastidio. Ed è un verde lime praticamente. Accidissimo. Ed è un colore che non avevo. Poi per il prezzo veramente, no, scusa. A 2 euro ho preso questa della la collezione Paris Experience, credo. Una multiplay. Scusa, quella non è una multiplay. Ah no, una Made to Last. Questa è una multiplay. Non avevo mai provato le matite Pupa, devo dire, perché appunto come dicevo prima, sono molto care. Mi trovo comunque bene con quella di Essence. Questa è la numero 64. Allora, se andate negli outlet Pupa trovate sicuramente queste cosine qui veramente belle. Anche questa l'ho provata, una scrivenza fantastica, cosa che faccio sempre fatica a trovare nelle matite viola. È un viola molto scuro, comunque ha dei riflessi più sul violetto chiaro e blu anche, e di micro glitter. L'ho usata come eyeliner, ha resistito tutto il giorno, pazzesca, cioè veramente per il prezzo, per quel prezzo qui, se trovate qualche outlet Pupa fateci un salto. È tutto qui, fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se vi va iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Nessuno mi chiede dei soldi. Che schifo di smalto, sono sbeccato dopo mezza giornata. Va bene. E poi vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima.